One Podcast. Un parto sicuro è un sogno o un dramma in Africa? Lo scorso anno l'ospedale di Tosa Maganga ha assistito oltre 31.600 pazienti. Sono state fatte 38.268 visite prenatali, 11.621 parti assistiti, 66.295 bambini sotto i 5 anni sono stati visitati e 18.711 vaccinazioni. HIV e tubercolosi, tutti i farmaci, le visite, gli esami che fanno sono gratuiti e questo ha permesso di raggiungere un ottimo risultato nel controllo di queste malattie. In Tanzania crescono le iscrizioni ai corsi di formazione del QAM. Sono stati formati generazioni di medici ed infermieri. E sono sempre più numerosi i ragazzi africani che sperano in un futuro migliore. Lavorare lì mi ha proprio riavvicinato alle persone e anche il significato che vuole trasmettere il QAM. Oltre il buio, incontri che cambiano la vita. Sanità, istruzione e futuro. Dal QAM, una speranza per la Tanzania. La libertà e la speranza, l'emancipazione e le aspirazioni passano per la conoscenza. Ecco qual è la missione del QAM in Africa: insegnare. Il Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, più semplicemente Medici con l'Africa QAM, forma medici e infermieri perché preparare il personale locale ad affrontare autonomamente l'emergenza sanitaria, ancora oggi tra le più urgenti nell'intero continente, non significa solo insegnare a curare il corpo, ma anche ad indicare la via e la verità per una vita migliore. Servono molto coraggio e tanta fede per fare il lavoro del QAM, eppure parecchi soldi. Dal 1950 Medici con l'Africa QAM, la prima organizzazione italiana impegnata per il diritto alla salute delle popolazioni africane, lavora a fianco degli operatori locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centroafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Uganda e Tanzania, dove l'ospedale di Tosa Maganga, nella diocesi di Iringa, che accoglie i più poveri, le persone più fragili e soprattutto mamme e bambini, è una delle opere finanziate grazie all'8x1000 alla Chiesa. Don Dante Carraro, cardiologo, è il direttore di Medici con l'Africa QAM. Cosa significa questo gesto d'amore? L'8x1000 sono due grandi cose. La prima è il fatto che la Chiesa si fida di noi, che diventa carità concreta verso l'ultimo. Questo è il primo grande significato, il fatto che l'8x1000 della CEI dice questo, una fede che non è dissociata dalla carità, ma che quella fede alimenta la carità che noi viviamo quotidianamente negli ospedali, nei centri sanitari. E secondo, si tratta di denari senza i quali noi non riusciamo a mantenere in piedi le maternità e le pediatrie dei 23 ospedali dove stiamo lavorando. E questo vuol dire che quel soldo si trasforma in vita. Vita lì dove invece ci sarebbe la morte. Con quale semplicità Don Dante spiega l'altruismo che fa sentire bene? Ma cosa non potrebbe fare il QAM in Tanzania senza l'8x1000? Giovanni Putoto è responsabile della programmazione e della ricerca. Non riusciremmo a garantire il parto sicuro. La seconda cosa è che l'8x1000 in particolare è attento alla formazione. Non c'è futuro se non c'è investimento sulle persone. Le figure che io ho davanti di africani sono figure che hanno intercettato, grazie in maniera modesta, anche umile, al contributo del QAM, supportato dalla CEI, opportunità formative. Si sono impossessati del sapere. Nascere in Tanzania è ancora un miracolo. Nel 2022 ogni 100.000 nati vivi sono morte 524 mamme. Ogni 1.000 nati vivi sono stati registrati 20 casi di mortalità neonatale e nella stessa casistica sono morti 47 bambini sotto i 5 anni. Poi ci sono i numeri della speranza. Lo scorso anno l'ospedale di Tosa Maganga ha assistito oltre 31.600 pazienti ed effettuato 9.000 ricoveri, 3.000 dei quali hanno riguardato mamme assistite al parto. Ecco il valore dei soldi, il senso del QAM per l'amore. Ecco l'importanza dei fondi raccolti con l'8x1000.
Matteo Capuzzo è il responsabile della logistica nella cooperazione. Solo per darvi alcuni numeri di carattere generale, sono state fatte 38.268 visite prenatali, 11.621 parti assistiti, 66.295 bambini sotto i 5 anni sono stati visitati e 18.711 vaccinazioni. Acquisto e distribuzione medicinali negli ospedali e arrivare fino ai villaggi più remoti. Pensate a quanto fa star bene poter dare tutto questo. Oltre all'assistenza alle donne durante la gravidanza e il parto, alla cura del neonato e al monitoraggio della crescita dei bambini fino a 5 anni, con un'attenzione particolare ai problemi legati alla malnutrizione, nell'ospedale di Tosa Maganga si è sviluppato il progetto per il trattamento delle malattie croniche, prevenzione e cura del diabete e dell'ipertensione. Federica Beretta è stata una specializzanda sul campo a Tosa Maganga. I fondi sono fondamentali per il trattamento e aiutare i pazienti lì, perché dobbiamo pensare che in tutti gli ospedali della Tanzania, in particolare quello in cui ho lavorato io a Tosa Maganga, tutte le spese sanitarie sono a carico dei pazienti. In particolare nelle malattie che gestivamo noi nella clinica dell'ipertensione e del diabete, il problema principale dei pazienti erano i soldi per comprarsi i farmaci o i soldi per raggiungere l'ospedale, unico ambulatorio, clinica dell'ipertensione e diabete presente in tutta la Tanzania, che è 3 volte l'Italia, unico ambulatorio dedicato a queste patologie, che sono notevole aumento rispetto alle malattie infettive. HIV e tubercolosi, tutti i farmaci, le visite, gli esami che fanno sono gratuiti e questo ha permesso di raggiungere un ottimo risultato nel controllo di queste malattie. Al contrario, questo non accade ancora per malattie come ipertensione e diabete, che sono in grandissimo aumento. Quindi i fondi che vengono donati andranno ad aiutare nella gestione e nella riduzione e prevenzione di queste patologie. Il QAM è impegnato in Tanzania dal 1968. Da allora quanto personale sanitario è stato formato e oggi in quanti ospedali è operativo? Il responsabile della programmazione, Giovanni Putoto, e quello della logistica, Matteo Capuzzo. Penso sull'ordine di migliaia. In Tanzania sono state formate generazioni di medici e di infermieri. Ci sono dei medici, dal 68 oggi ne è passato di tempo, che sono diventati direttori generali del Ministero della Salute. In Tanzania lavoriamo in 3 ospedali attualmente, a Tosa Maganga e nel sud-ovest del paese, mentre nel nord del paese lavoriamo a Shinyanga e nell'ospedale di Songambele. A questi 3 ospedali fanno riferimento circa 40 centri di salute. Nell'area di riferimento in cui lavoriamo vivono circa 2 milioni e mezzo di persone, la maggior parte dei quali sono bambini, mamme e donne. Sono la parte più fragile del paese. Ma gli obiettivi del QAM sono più ambiziosi. Formare il maggior numero di giovani affinché siano protagonisti del progresso del loro paese. Le parole di Don Dante sono ancora semplici e illuminanti. Dare nuove speranze. La prima è moltiplicare la possibilità che grazie ai fondi dell'8 per 1000 diamo a tanti giovani e a tante giovani africani di poter studiare, di poter formarsi, di poter crescere, di poter diventare finalmente protagonisti della propria storia nel proprio paese. Dobbiamo moltiplicare questi sforzi, perché oggi la situazione è drammaticamente peggiore rispetto a 3 anni fa. C'è stato il Covid e c'è una crisi legata alla guerra tra Russia e Ucraina che sta pesando gravemente nel contesto africano e la gente scappa. Sud Sudan, su 12 milioni di abitanti, 5 milioni sono in movimento. L'Etiopia 5 milioni è gente in movimento che si sposta. Allora il nostro compito, grazie ai fondi dell'8 per 1000, è quello di dare opportunità di crescita a questi giovani in modo che la fuga non sia l'unica via che hanno davanti. Questo è un grandissimo obiettivo che ci stiamo dando. L'anno scorso abbiamo formato 3.000 professionisti sanitari. Vorremmo arrivare a 6.000 o a 9.000. Aiutiamoli a casa loro.
Magari. È la domanda prima che i giovani e le giovani africane mi fanno. Don Dante, insegnaci a studiare, a poter diventare volano vitale per il mio paese. Questi sono i soldi da 8.000. Si sono lavorate 10 nuove ostetriche. Una di queste mi guarda negli occhi il giorno della live. Don Dante, I'm very proud. Sono orgogliosa. Amina si chiamava. Pensava alla fuga e adesso pensa al proprio paese. Io credo che il vero aiuto debba essere questo, insieme con loro. I soldi devono essere accompagnati da qualcuno come noi che sta in questo ultimo miglio del sistema sanitario, in questi posti rurali dove c'è il collo di bottiglia della salute africana, e lì accompagnarli nel percorso. Quali sono le motivazioni che portano ad assumersi un impegno di vita così importante, a scegliere gli ultimi della terra? Federica Beretta e Matteo Capuzzo. Lavorare in Africa è sempre stato un po' il mio sogno, uno dei motivi per cui ho deciso di iscrivermi a medicina. Questa esperienza sicuramente mi ha dato il valore del rapporto umano con i pazienti e in generale con le persone. In un contesto anche storico in cui il distanziamento sociale è diventato normale, il lavorare lì mi ha proprio riavvicinato alle persone e anche il significato che vuole trasmettere il QAM. Quando vedo i bambini e le mamme che escono dall'ospedale, li vedo andare a casa sorridenti, questo mi dà la forza di non voler mai tornare a casa. Pensare al sorriso degli altri e di chi ha più bisogno, l'amore per il prossimo e la volontà di aiutare dove c'è più bisogno. Dare significa ricevere anche, soprattutto. Do perché mi fa sentire bene. Dare per stare bene, l'unica forma di egoismo che contempla l'altro. Forse semplicemente amare. Il rammendo lo chiama Don Dante, in cui ognuno fa la sua piccola, anche piccolissima parte. Riceviamo tantissimo. L'Africa mi sta insegnando di passare dal lamento al rammendo. Io penso alle mamme che incontro in Africa, che partono alle 4 del mattino, arrivano in ambulatorio alle 7 del mattino, 7 e mezza, con il loro bambino, uno sulle spalle, uno in mano, il secchio dell'acqua dall'altra parte. Fa 3 ore e mezza a piedi, si ferma e aspetta che si liberi il posto per fare la visita, e finita la visita ti dice grazie. Quella mamma immersa di problemi, immersa alle difficoltà, quella difficoltà l'ha trasformata in rammendo, cioè la capacità giorno per giorno di fare quel pezzettino di bene, di storia, di vita che spetta a lei, e la fa con dignità. Cioè arrivi alla sera con il cuore sereno del fatto che hai tentato di fare il tuo pezzettino, e il grande valore del rammendo, che non risolverà tutto subito, ma a lunga gittata è quello che davvero cambia il mondo. Dare per ricevere, forse semplicemente restituire per avere. Giovanni Putoto e Federica Beretta. Dare significa dare dedizione e anche risorse. Un parto sicuro è un sogno o un dramma in Africa? Se devo guardarmi in profondità, l'Africa mi dà una dimensione corretta dei miei problemi. Questa è una cosa che mi porto a casa dall'Africa, che io ho ricevuto. Il dimensionare i problemi e apprezzare quello che si ha. La seconda cosa è un senso della vita, della speranza, della positività. Dare agli altri è prendersi cura. Mi prendo cura di te, non ti mollo. Dare fa sentire bene. E andavo in reparto e alla fine del mio percorso riuscivo a comunicare direttamente, e parlo anche semplicemente del fatto di aver imparato una nuova lingua, il Kiswahili. C'era una risata ogni tanto nel reparto perché io tentavo di parlare, magari facevo un piccolo errore, e questa risata di gruppo di tutti i pazienti che erano nella camerata dei parenti dava una sensazione di gioia e di serenità nel tentativo di avvicinarmi a loro anche culturalmente. In Tanzania crescono le iscrizioni ai corsi di formazione del QAM e sono sempre più numerosi i ragazzi africani che, oltre a voler diventare manager sanitari, medici e infermieri, sperano soprattutto in un futuro migliore. La felicità di Dioni, assistente infermiere all'ospedale di Tosa Maganga, il suo ospedale, non è solo gioia, ma orgoglio di poter fare la sua parte.
Tumekuwa tukisaidia wamama wengi. Mi hanno aiutato tanto. Ho seguito tanti seminari relativi a molte malattie, come quello di rianimazione del neonato o di preparazione all'utilizzo di un macchinario per la respirazione dei bambini. Abbiamo aiutato donne incinte, bambini e malati con i problemi più disparati. Penso che i pazienti abbiano bisogno delle migliori cure e di ricevere informazioni utili quando tornano a casa. I risultati ottenuti dal QAM in Tanzania hanno tutti un nome e i fondi raccolti e spesi a Tosa Maganga sono registrati, documentati e verificati. Don Dante non garantisce solo impegno, altruismo e solidarietà. L'8 per 1000 è un dono concreto, efficace e trasparente. Concreto perché se voi mi chiedete dove va l'8 per 1000 vi dico i nomi, vi dico Tosa Maganga, vi dico Shulo, vi dico Aber, vi dico Walisso, vi dico Ciuibette, vi dico Rumbek. Nomi concreti di città, di ospedali, di cittadine, di villaggi che hanno ospedali e che hanno scuole di formazione. Affidabile, cioè speso bene, a servizio di quella realtà. E la terza cosa è quella della trasparenza. C'è un budget, ha delle indicazioni, spese chiare e tutto rendicontato all'ultima cifra. Federica, durante i 6 mesi passati come specializzanda di malattie croniche all'ospedale di Tosa Maganga, quali sono stati i momenti più belli? I momenti più belli sono stati quelli in cui il paziente ti sorrideva semplicemente perché gli avevi dato una mano nel cercare di aiutarlo. Una cosa che mi piace ricordare, c'era questa bambina, Mariam, aveva perso la mamma e il papà non si occupava di lei. E il sorriso che mi faceva ogni volta che le portavo qualcosa, dai vestiti al cibo, veramente mi cambiava la giornata. Ci hai raccontato di aver imparato una nuova lingua, il Kiswahili. Come annunciavi una buona notizia? Nzuri sana, tutto bene. Molto bene. Nzuri sana, Don Dante. Tutto bene. Anzi, molto bene. Oltre il buio, incontri che cambiano la vita è un podcast realizzato in collaborazione con la Chiesa Cattolica Italiana, Campagna 8 per 1000. Una serie di Ernesto Manfrè. Ha collaborato Irene Noli. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.